Presidente Marsilio, oggi la presentazione del progetto preliminare del nuovo ospedale di Avezzano. Fra 6 anni sarà pronto per un investimento di 118 milioni di euro. Finalmente ci siamo, decenni di chiacchiere, abbiamo portato finalmente a compimento tutta la procedura di autorizzazione, di finanziamento, di progettazione preliminare, pronti per andare in appalto. Nelle prossime settimane tutte le carte saranno trasferite all'agenzia di committenza che farà la gara d'appalto. Nella prima metà del 2024 finirà tutta questa lunga fase di appalto, di contrattualizzazione e l'inizio delle progettazioni. Per tutto il prossimo anno verranno eseguiti i progetti esecutivi per poter iniziare ad aprire il cantiere che nel 2025 vedrà la luce. È un'opera fondamentale per la sanità abruzzese, per la Marsica in particolare. Il vecchio ospedale ha un rischio sismico elevatissimo, era una priorità assoluta andare a realizzare il nuovo nosocomio, è un segno molto importante della crescita, dello sviluppo e della capacità di questa amministrazione di portare a casa risultati importanti. Ricordo che i fondi per questo ospedale giacevano nelle casse del Ministero della Salute dal 1998. Sono passati 25 anni e nessuno era riuscito a concludere questo percorso, questa operazione. Noi ci siamo, finalmente è arrivato il momento che i cittadini abruzzesi hanno atteso per tanto tempo.